era arrivato anche il tuo momento, no? Nella gara con il Cittadella hai trovato minuti e era ipotizzabile anche un tuo impiego nell'ultima partita di Crotone, c'era la possibilità di giocare ancora. Sì, sì, io sono venuto per dare una mano, e sono, adesso no, però stavo disponibile alla squadra e ho potuto entrare contro Cittadella e mi ha fatto piacere perché da un po' non giocavo e niente, adesso sto fuori ma devo fare la recuperazione per stare di nuovo a disposizione e aiutare la squadra da dove posso. Eri rientrato dal prestito al Catanzaro, cosa non ha funzionato in Calabria? In Catanzaro non ho giocato tanto come me lo aspettavo e sono dovuto rientrare qui perché non stavo giocando là e era meglio stare qua. Senti, che idea ti sei fatto di questo momento del Pescara? Pescara reduce da queste 3 sconfitte consecutive, ora c'è un po' di paura perché la zona play-out si è avvicinata. Sì, c'è un po' di paura, ma secondo me tutti insieme possiamo andare avanti, iniziare a fare dei punti, proprio adesso contro l'Ascoli in casa, sarà una bella partita, il derby, che quando le cose secondo me vanno più difficili possiamo tirare quello che abbiamo fuori e dimostrare che c'è un gran gruppo e una buona squadra con ottimi giocatori. Come mai questa esplosione tarda ad arrivare? Cosa pensi appunto di questa maturazione che evidentemente non è arrivata al punto che un po' tutti si aspettavano? Sì, sì, anche io mi aspettavo in questo punto giocare un po' di più, non così poco, però è andata così, io adesso lavorare, continuare a lavorare e provare a trovare un po' di spazio e fare qualche minuto adesso alla fine o se no aiutare la squadra da dove posso. Dove ti esprimi al meglio? Io centrale, sempre ho giocato centrale, da quando sono arrivato qua mi hanno messo di terzino sinistro, ma io giocando se posso dare una mano di terzino non mi cambia. Certo che mi trovo meglio centrale, mi diverto di più, ma come te l'ho detto prima, io sto a disposizione del gruppo e della società.